Bisturi è un racconto di vita e di morte. Un bisturi che indaga il lato B della storia, piena di grandi personaggi potenti e carismatici raggiunti dall'oblio o dalla leggenda dopo una fine incredibile. Idoli cruenti, amanti disperati, utopisti condannati, folli creatori di bellezza in un racconto pieno di verità e immaginazione. Alla ricerca di quel foglio dimenticato, dove è la storia a scrivere le storie. Non è normale che in mezzo al mare, nella baia davanti a Mullaghbore, nella contea di Sligo, si senta un boato così forte. Non è normale nemmeno che subito dopo tutte le barche in porto vadano al largo per vedere cos'è successo e trovino un uomo anziano che, morto, galleggia a testa in giù. Ma la cosa poco normale è che quell'uomo, saltato in aria in una placida baia dell'Irlanda nord-occidentale, non è un pescatore qualsiasi, che in una giornata di agosto ha deciso di uscire con un gruppo di amici sulla sua barca a pescare aragoste. Non è per nulla normale quell'uomo. Quell'anziano signore è un cugino della regina Elisabetta II e lo zio di suo marito Filippo di Edimburgo. E proprio a causa di quel nipote, i futuri re d'Inghilterra avranno il suo cognome. Quando era ragazzino, si innamorò, contraccambiato, della figlia dello zar Nicola II, Maria, giustiziata con la famiglia nel 1918 dai comunisti sovietici. Ma soprattutto è stato comandante della Marina Britannica, ultimo viceré dell'India e primo governatore generale dell'India indipendente. Tanto che per lui è stato inventato il titolo esotico di primo conte di Burma. Si chiama Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten e la sua barca, lo Shadow Five, poco più di un piccolo gozzo che ora lo circonda galleggiando a pezzi, non è esplosa per un guasto, per una bombola, per un incidente, ma è saltata in aria per una bomba radiocomandata da 50 libbre piazzata dall'IRA, l'Irish Republican Army, l'esercito repubblicano irlandese, l'organizzazione indipendentista e terrorista che combatte per l'unione dell'Irlanda del Nord con il resto della madrepatria e contro gli inglesi. Sembrano parole, titoli nobiliari, personaggi da romanzo e battaglie di qualche secolo fa. Ma siamo nel 1979, è il 27 agosto ed è una giornata splendida di sole. Gerry Adams, vicepresidente dell'ala politica dell'IRA, fa una dichiarazione poco dopo, quasi a rendere l'onore delle armi a Mountbatten. Dice: quello che l'IRA ha fatto a lui è ciò che Mountbatten ha continuato a fare per tutta la sua vita ad altre persone. E visti i suoi trascorsi militari, non penso che egli abbia avuto qualcosa da obiettare contro il morire in quella che è chiaramente una situazione di guerra. Lui conosceva i pericoli implicati nel venire in questa contea. Secondo me, l'IRA ha raggiunto il suo obiettivo. La gente ha iniziato a prestare attenzione a ciò che sta avvenendo in Irlanda. Adams ha ragione. Quei giorni non si dimenticheranno facilmente.
A meno di 200 km dalla baia di Malagmore, 18 paracadutisti britannici vengono uccisi facendo saltare una strada. È una vendetta fredda per i 13 morti del Bloody Sunday, una domenica in cui 7 anni prima soldati di quella stessa compagnia di paracadutisti inglesi avevano sparato su una folla di manifestanti civili nordirlandesi, uccidendone 13. Sunday, Bloody Sunday. Sui muri di Belfast ora si legge 13 dead but not forgotten, we got 18 and Mountbatten. 13 morti, ma non dimenticati. Noi ne abbiamo colpiti 18 e Mountbatten. Lord Mountbatten è un coraggioso. Pur essendo un uomo famoso, facile da riconoscere, non vuole rinunciare al suo riposo in una baia della Repubblica d'Irlanda dove si sente a casa, nonostante tutti gli dicano di stare attento, che non c'è da fidarsi. Si fida talmente del suo fiuto da soldato che con lui sulla barca porta sua figlia Patricia, i suoi nipoti gemelli Nicholas Timothy e Timothy Nicholas e la loro nonna paterna, baronessa Braeburn. Ad aiutarlo a pilotare un giovane simpatico marinaio del luogo a cui tutti sono legati, Paul Maxwell. Lord Mountbatten è tranquillo, si ritiene ormai a 79 anni un soldato ed un politico retired, in pensione, a cui nessuno bada più. All'esplosione però di tutto il gruppo sopravvivono con grande fortuna, feriti ma vivi, solo in due, la figlia e uno dei due nipoti 14enni del nobiluomo. Per tutti gli altri, nessuna speranza. Lord Mountbatten, nel suo tipico understatement britannico, si sottovaluta quando dice che nessuno si interessa più a lui. È una specie di eroe della famiglia reale, anche se ne fa parte solo tangenzialmente. Bello anche in tarda età, alto, saggio, mentore del giovane principe di Galles Carlo, che lo considera una specie di nonno onorario, può dire, in quanto ad eventi storici vissuti da protagonista, di non essere secondo a nessuno in Gran Bretagna, forse nemmeno a Sua Maestà Elisabetta II. Al di là del pettegolezzo sul flirt giovanile con la giovanissima e sfortunatissima figlia dello zar, Mountbatten ha vissuto una vita incredibile, sempre al centro della storia. Nasce Battenberg nel 1900, principe tedesco naturalizzato inglese, ma nel 1917 si chiama Mountbatten, la traduzione letterale appunto dal tedesco all'inglese, per volere di suo padre, che diventa comandante della Royal Navy in piena Prima Guerra Mondiale, contro proprio la Germania. Un cognome tedesco non sarebbe stato appropriato. Già in fasce è al centro della storia. La sua bisnonna, la regina Vittoria, gli affibbia il diminutivo Dicky, per differenziarlo da Nicky, come si chiama in famiglia, lo zar di tutte le Russie, Nicola II. E Louis Nicholas Mountbatten sarà Dicky per tutti e per tutta la vita. Da ragazzo, dopo la guerra, è un nobile bon viveur. Viaggia molto, ma l'India è già segnata nel suo destino. Nel 1921, mentre visita la grande ed esotica colonia di Sua Maestà Britannica insieme al principe di Galles Edoardo, conosce Edwina, che sarà sua moglie l'anno dopo. Anche lei inglese, è una giovane, nobile e ricca ereditiera. In un ancora futuro e contestato re Edoardo VIII sarà il loro testimone di nozze. Fin quando non diventerà re, Edoardo e Dicky rimangono grandi amici, ma il desiderio di abdicare per amore di Wally Simpson e una certa simpatia per Adolf Hitler del sovrano allontanano Mountbatten da Sua Maestà, fino a farlo diventare un sostenitore totale di Giorgio VI, il nuovo timido re. Sono passati quasi 15 anni intanto, e in privato il matrimonio di Dicky ed Edwina, bellissimi, ricchi e nobili, non è per nulla felice come sembra. Entrambi eccentrici e piuttosto aperti, hanno decine di storie extraconiugali, senza nascondimenti. Il matrimonio si regge soprattutto per le resistenze di lui verso un divorzio che comprometterebbe le sue mire di carriera militare e che non è ben visto a corte. Tra scenate furiose di lei e accordi di convenienza favoriti da lui, marito e moglie non divorzieranno mai.
La carriera militare di Lord Mountbatten, evitato il divorzio, quindi decolla. Durante la Seconda Guerra Mondiale comanda una flottiglia di cacciatorpedinieri e diventa molto popolare, oltre che per le coraggiose azioni navali, anche come creatore di un colore, il rosa Mountbatten. Al tramonto, quando l'orizzonte dell'oceano si fa cangiante tra il giallo ed il purpureo, le navi lontane si identificano molto facilmente come delle pennellate nere sullo sfondo del crepuscolo, favorendo i siluri dei temutissimi sottomarini tedeschi. Lord Mountbatten dà ordine di dipingere le sue navi da battaglia di un rosa con sfumature tendenti al lavanda, perfetto per passare inosservato al calar del sole. Sicuramente la sua riconosciuta eleganza ed una certa dose di eccentricità lo aiutano, tanto che in seguito molte navi inglesi vengono dipinte dello stesso colore. L'appoggio di Winston Churchill è determinante per farlo diventare comandante delle operazioni speciali, ma con poco successo. A Dieppe, in Francia, una operazione da lui congegnata nel 1942 finisce malissimo, con il rimpatrio di tutti i militari britannici e una vera e propria carneficina di quelli canadesi. Viene allora mandato, in una specie di promozione fittizia, come supremo comandante alleato in Oriente, anche se si tratta più di un ruolo di supervisione che operativo, intrapreso stando a distanza in un bellissimo ed esotico palazzo in Birmania. Il successo in Oriente, comunque, è totale. La guerra è vinta e Mountbatten ha la soddisfazione di ricevere direttamente nelle sue mani a Singapore la resa incondizionata giapponese nel 1945. La guerra è finita. L'impero britannico è salvo, ma solo formalmente. La guerra fredda incombe. I padroni ora sono altri. Imperi e colonie sono fuori moda. I popoli che hanno combattuto per la gloria della Gran Bretagna ora vogliono l'indipendenza, e nessuno la vuole e la merita più degli indiani. L'esperienza orientale e la sua appartenenza alla famiglia reale lo mettono in evidenza per il ruolo di viceré dell'India, con l'obiettivo di smobilitare senza traumi, senza scontri, preservando i soldati britannici e conservando una relazione speciale con il grande paese asiatico. Nel 1947 viene nominato quindi viceré. Sarà l'ultimo prima dell'indipendenza. La colonia indiana è abitata da indù e musulmani e gli sforzi del Mahatma Gandhi per vedere nascere una nazione unita e multireligiosa falliscono quasi subito. Mountbatten stila un piano che il Parlamento britannico approva con il beneplacito dei principi e dei Maharaja della vecchia India e l'approvazione dei nuovi politici indiani indipendentisti. Il 14 agosto 1947 l'India britannica musulmana diventa stato etnico-religioso indipendente col nome di Pakistan ed il 15 agosto nasce la Repubblica d'India, induista per la gran parte. Una transizione pacifica nelle intenzioni, ma costellata di scontri etnici e regionali. Come sempre, quando un territorio abitato da esseri umani che si ritengono diversi gli uni dagli altri viene diviso da confini che spesso passano tra le case di quegli stessi esseri umani. Qualcuno dice che Mountbatten ed il governo inglese vogliono tenere separati gli indiani, farli scontrare tra mille fazioni religiose ed etniche per poterli dominare ancora da ex colonizzatori. Mountbatten spinge per fare in fretta e confermare tutte le partition, le divisioni, quella tra India e Pakistan e quella interna territoriale tra le due parti dello stesso Pakistan, una a nord-ovest e una a est dell'India, che quasi 25 anni dopo darà origine al Bangladesh. E poi le partition sanguinose del Punjab, del Bengala e di altri piccoli territori. Forse il viceré
Ha fretta perché non vuole che gli scontri coinvolgano gli inglesi e teme che si sviluppino in vere e proprie carneficine. Ci penseranno le forze militari indiane, pensa. Puntualmente le carneficine non mancheranno. Ma tant'è, Mountbatten visita il Pakistan il 14 agosto festeggiandone l'indipendenza. E a mezzanotte è insieme al nuovo primo ministro indiano Nehru nei saloni sfarzosi del Rashtrapati Bhavana a Nuova Delhi, il monumentale palazzo del governatore. Propone un brindisi all'India indipendente e Nehru gli risponde brindando a re Giorgio VI d'Inghilterra. Sarà proprio Nehru poi a chiedere che Mountbatten, da viceré, diventi governatore generale, una specie di primo presidente provvisorio della Repubblica indipendente, fino a quando un presidente indiano vero finalmente si insedierà. Nehru è un politico sopraffino, elegante, colto, alto, dallo sguardo magnetico. Mountbatten sa, come molti dell'aristocrazia britannica, che il primo ministro ha una liaison, forse sentimentale, con sua moglie Edwina, che continuerà, anche solo per via epistolare, per ancora molti anni. Ma la signorilità britannica, la separazione di fatto dalla moglie e l'amicizia maturata negli ultimi anni con il fondatore dell'India moderna fanno scivolare tutto nell'understatement. E i sorrisi si sprecano. L'altro grande protagonista dell'indipendenza, la grande anima, il Mahatma Gandhi, invece non ama la nuova India di genti separati e armate le uno contro le altre. Dorme in silenzio in uno slum di Calcutta e di lì a poco porterà avanti un lungo digiuno per convincere le parti, travolte dalle immigrazioni forzate, dai confini arbitrari, da rivalità storiche e religiose, ad una tregua, perché le nuove due nazioni non nascano insanguinate. Mountbatten intanto distaccamente rimane quasi per 3 anni in India come governatore generale. Edwina si spende in opere di beneficenza e in progetti di crescita sociale, passando dalle più misere suburre della metropoli indiane alla veranda di casa Nehru. Il marito invece è sfiorato da accuse di promiscuità sessuali e omosessualità, per la verità già sottaciute negli anni precedenti. Il ritorno in Inghilterra è per lui pieno di riconoscimenti militari. Diventa capo della Marina e capo di Stato della Difesa. Edwina muore nel 1960, proprio mentre per un'attività benefica sta visitando il Borneo. Lascia scritto che il marito organizzi un funerale marinaresco nel Canale della Manica. Mentre l'incrociatore Wakeful con a bordo Mountbatten cala in mare la bara, la fregata indiana Trishul, mandata dal primo ministro Nehru, scorta ufficialmente la cerimonia. Dani, 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 moro lokada dani, hando mundu yendo, andavo naro ninna, marzo murdo murdo, mara jalma innendo, kalli kadamo kadigi, kardaga kodli kadake, కొట్లు వెందు మనసు ఆ జల్మ ఎందు తొలసు మొలికడద హుళిగే మన జల్మ నొయిసిబేడ. Thank you.
ormai Mountbatten ha superato la sessantina. È membro onorario di infinite associazioni, enti militari e di beneficenza. Ha due figlie adulte. Alla prima, Patricia, è concesso di ereditare per via femminile il titolo di contessa di Burma. Ma Mountbatten, tra una battuta di pesca in Irlanda e la residenza nell'isola di Wight, di cui è governatore e poi primo luogotenente, ormai è fuori dalla politica. Spende il suo carisma e la sua influenza in favore del ritorno al potere di alcuni sovrani europei con cui è imparentato, Costantino di Grecia e Juan Carlos di Spagna. Si dice che convinca Nixon e Kissinger a supportarli nella prima metà degli anni 70. Nella famiglia reale inglese è come un nonno supplementare. Il principe di Galles Carlo, che nel 1970 ha 22 anni, lo considera il suo punto di riferimento. Passa con lui, che formalmente è il suo prozio, più tempo che con il padre Filippo. Ed è Mountbatten a fargli conoscere le migliori pretendenti dell'aristocrazia inglese e internazionale in vista del matrimonio del secolo. Ma il suo destino è segnato. Lo Shadow Five lo aspetta nel porto di Mullaghmore, in una calda giornata d'agosto. Un boato in mezzo al mare conclude la sua vita romanzesca. Thomas McMahon, il terrorista dell'Iraq che nella notte ha piazzato la bomba, viene arrestato poche ore dopo. La guerra civile, fatta di attentati terroristici e rivendicazioni irlandesi ed inglesi, si chiude solo nel 1998, con gli accordi del Venerdì Santo ed un nuovo statuto per l'Irlanda del Nord. Thomas McMahon viene liberato. Il giorno del funerale di Lord Lewis Mountbatten, nel 1979, nella chiesa di Westminster Gremita, al cospetto della regina, il principe di Galles Carlo legge un salmo della Bibbia, lacrimando in onore di quell'uomo da cui ha imparato tutto. Dopo più di 40 anni, nel 2015, Gerry Adams, ora presidente del Sinn Féin, il partito politico dell'Ira, e il principe Carlo si incontrano. Qualcuno chiede se Adams si sia scusato. La risposta del politico nordirlandese è lapidaria. Confermo tutto ciò che dissi il 27 agosto 1979. Ora, fortunatamente, la guerra è finita. Il 16 luglio 2018 il fotografo di corte scatta una foto gioiosa. L'anziano principe di Galles Carlo, sorridente, tiene in braccio il suo terzo nipotino, figlio di William d'Inghilterra, erede al trono e duca di Cambridge, e della moglie Kate, che hanno voluto dargli un nome molto caro al nonno Carlo e a tutta la famiglia reale. Si chiama infatti Lewis Mountbatten Windsor. Bistori è un programma ideato e narrato da Andrea W. Castellanza, prodotto e diretto per Never Was Radio da Paolo Righi e in podcast su Spreaker.com.